Ciao a tutti ragazzi, la Mavic ha risposto alla mia domanda e posso dirvi che mi ha risposto subito. Nell'altro video avevo detto che non sapevo quando mi rispondeva la Mavic, invece mi ha risposto immediatamente. Però la risposta è stata negativa. Vi faccio vedere che cosa mi hanno scritto. Ecco, non so se riuscite a vederla. Questa è la risposta di Mavic. Vabbè, ve la leggo io. Allora, buongiorno Fabio, grazie per aver contattato Mavic, mi scrive Bruno del servizio clienti. Mi dice ufficialmente Mavic sconsiglia di usare un sistema tubeless su cerchioni normali per la impossibilità di garantire il sistema. Da ciclista ti posso dire che si fa, ma la difficoltà notevole è incastrare un copertone tubeless e la non certezza che il sistema regga per tutto l'arco dell'uscita. Non vale la pena correre il rischio. Io ringrazio Bruno del servizio clienti. Infatti era come dicevo io, avevo fatto un video, magari lo metterò sotto in descrizione, dove facevo la distinzione fra i copertoni, i tubolari, i tubeless, e parlavo di ogni copertone, i pro e i contro. Il contro del tubeless in un cerchione normale, appunto, è che stallona, lo dice pure Bruno, praticamente lo fa capire. La Mavic non lo garantisce. Quindi, ragazzi, io in discesa vado forte e stallonare a 70 km/h in una curva non è che quando cadi ti fai un graffietto, ti fai male per farti male. Quindi non so se a questo punto li comprerò. Però voi magari se avete usato i cerchioni che ho io, i miei sono i Cosmic Pro Carbon con pista in alluminio, fatemelo sapere come vi siete trovati, se ha stallonato, se non ha stallonato, se ha retto l'aria, se non ha retto. Fatemelo sapere voi, ok? E magari la soluzione è che comprerò dei cerchioni in carbonio che volevo comprare, più o meno come a questi qua da profilo a 45, direttamente tubeless, e monterò questi benedetti tubeless perché la curiosità adesso comincia a prendere piede. Voglio vedere sotto la bici come sto con questi tubeless. Però vi ripeto, voi fatemelo sapere, scrivetemelo sotto i commenti se l'avete provato oppure no. Per oggi è tutto, non mi resta nient'altro che dirvi, iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.